Io comincio. Un po' mi legge arrettiere, tipo quelle non Questo però è già Simpson. tutto contenuto oro. Quindi facciamo finta che adesso Vai, parlo. vai. Faccio così, facciamo. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 118 di Tintoria. Applauso. E vai. Alla mia destra, l'autore, co-conduttore, ragazzo immagine, Eterosessuale. eterosessuale del podcast Stefano Rapone, applauso contenuto. Piano, piano. Perfetto, Stefano, sono molto contento di Puntata rivederti qui. 118, che ne Puntata pensi? 118, Numero simbolico. numero dei nostri amici paramedici. Loro sì, amici Loro nostri, amici nostri, a differenza loro degli altri. a differenza degli altri numeri citati, però il Tranne 117. i pompieri, noi li Rispettiamo i rispettiamo, pompieri. sì. La prima puntata che abbiamo fatto qua era la puntata numero 117, che è anche il numero civico di Pizzeria Frontoni, e io Ah, non lo sapevo e non l'ho detto, quindi lo dico adesso rovinando la magia e il sì, vabbè, karma, però secondo me era importante. Invece vabbè. puntata 118, in America sarebbe la puntata 911, pensate. Sì, 9-11, Too soon, non si può dire, non non si può scherziamo dire. su queste cose. Oggi, in questi giorni, no. Occhio con le battute che ti giochi la partecipazione all'All 5. Infatti no, infatti tranquillizziamo fan di Will Smith, non faremo Non battute faremo battute sulla alopecia, su argomento che mi sta particolarmente a cuore. Tuzia qua pelata, non le Esatto. faremo Ci niente teniamo alla larga. mai. Non faremo battute su nessun pelato. Questo sarà un nuovo trend di Tintoria. Quindi abbiamo tutta una porzione di podcast che salta, perché se non possiamo parlare di nessun pelato ci saltano grosse fette di podcast. Prima di introdurvi l'ospite di questa serata, io farei partire la sigla. Sigla. Bella. E questa è la nostra sigla breve, prima o poi faremo partire anche la sigla lunga, però il problema della sigla lunga è che sono 2 minuti di sigla. Chiamo il rapper che l'ha fatta, che si esibisce qui e Credo non noi. sia un rapper, credo sia solo un ragazzo, Niccolò De Gregorio, voglio dirvi sta cosa, cercatelo su Instagram, spero sia questo il suo nome, mettetegli un follow, non credo neanche sia una persona che cerca follower, però fanno sempre comodo. Però senza ulteriori indugi, forse a Sì. questo punto andrei a presentare l'ospite della puntata numero 118 di Tintoria. Signore e signori, vi chiedo un grande applauso per Sergio Biglianese. Vai. Grazie, grazie, grazie Benvenuto, benvenuto a Tintoria. mille. Grazie, grazie, grazie Ciao. dell'invito. Beh, guarda, invito, era un po' che ne avevamo parlato dicendo lo dobbiamo invitare e poi alla fine abbiamo tagliato la testa al toro e ti abbiamo invitato. Allora, dobbiamo fare una premessa. Noi non ci conosciamo, beh, Molto bene, ci ci conosciamo conosco poco. pochissimo. Noi ci siamo conosciuti a una serata di stand-up comedy in inglese organizzata da Divo, che ora vive a New York, ma non per questo non si becca un bel saluto Certo, giusto. da Tintoria, in un posto che si chiama Together Mansion, che era il Together, sì. No, non era No, al al Big Star, Big Star. al Big Star. Salutiamo gli amici e le amiche del Big Star, salutiamo anche gli amici e le amiche del Together Mansion. Però dove si faceva stand-up comedy in inglese, vado? Che è successo? È così. Questa, ci stanno attaccando. Siamo un obiettivo sensibile. Cos'è successo? Io Vabbè. vado, se mi dite che vado. Vado? Ah, Ah, pensavo vado, vado. fosse caduto sul mixer la persona. Era quella. Era una serata di stand-up comedy in inglese fatta da comici italiani per essenzialmente persone che lavorano alla FAO, perché poi questi sono gli English speaking. E tu là stavi in un In un duo duo, in quel caso, sì. con Fabrizio Mazzeo. Ciao Ciao Fabrizio. Fabrizio, Salutiamo. lo salutiamo. Ma noi, perché uno dei motivi per cui li abbiamo invitati, poi ci siamo rivisti anche ad altre serate, la serata che fanno il venerdì, poi il giovedì, adesso il venerdì, il giovedì al Monk, Mauro Fredini e Piero Sparacino. Ma il motivo, uno dei motivi per cui ti abbiamo invitato, è che tu vieni
dal cabaret. Sì. E questa cosa mi fa tanto ridere. No, mi riempie il cuore di gioia, perché io e Stefano siamo due siamo nativi della stand-up comedy. Quando già si chiamava stand-up comedy, noi abbiamo detto voglio fare la stand-up comedy. Quando si odiava il cabaret. Quando il cabaret, esatto. Quando abbiamo iniziato ancora si odiava il cabaret. Sì. Si diceva no, noi non stiamo a fare cabaret, stiamo a fare stand-up. Invece tu, proprio, a te hai fatto il cabaret, quello vero. Sì, e, il ecco, periodo fortunato. Esatto, il periodo, tra l'altro, il periodo fortunato e anche poi il periodo, cioè nel senso, quando il cabaret era qui e poi hai visto anche un po' quando il cabaret cominciava a scendere. Totale. Oh, però io voglio partire proprio dall'inizio. Molto bene. Perché prima di arrivare a fare Zelig, quando Zelig era Zelig, come si arrivava? Cioè nel senso, tu inizi e dici, sei un giovane ragazzo a Roma che dice io voglio fare il cabaret. Sì. E a quel punto quel giovane ragazzo che step deve fare per diventare cabarettista e poi andare a fare i provini eventualmente e andare a Zelig? Ok, allora parliamo del 90. 90. 1990. Bellissimo anno, peraltro. Sì. Il più bello. E allora a Roma io andavo a vedermi i comici, chiaramente. Sì. Ce n'erano quattro. C'erano quattro comici. Quattro comici. Ok. C'era Rezza, che faceva, grande Rezza, che faceva le serate all'Alfeus, ora Planet. Pensa. Almeno io lo vedevo lì. Dario Cassini e Riccardo Cassini. Riccardo Cassini autore adesso, ma prima faceva anche lui il comico. Sì. Dario Cassini, suo fratello, fa tuttora il comico. Roberto Ranelli e Antonio Covatta. Quanti sono? Cinque? Okay. Cinque. Roberto Ranelli non lo conosco. Antonio Covatta sui social ci siamo orbitati vicini. Ok. Fine. Oh, c'era un altro, si chiama Antonio Marino, però è scomparso, sembra che si è messo a fare il frate. Sì? Così mi hanno raccontato. Questo succede ai comici. Quindi io andavo a vedere loro, per me era un sogno fare quello che facevano loro. Sì. E sembrava una cosa difficile. In realtà poi per me è stato semplicissimo. Okay. Perché un amico sotto casa mi ha detto, guarda, c'è quel locale che vuole un comico. E io sono andato. E mi dava 50.000 lire. Vedi. E ho iniziato, diciamo. Però ho iniziato in realtà come ho fatto ad andare a fare uno spettacolo. Sì. Perché già a scuola, alle superiori, io mi vedevo drive-in. Sì. Quindi parliamo del pre-Zelig. Mi imparavo i monologhi dei comici la sera e la mattina li facevo alla ragazza che mi piaceva in classe. Ah, certo. Questo è il motivo. Falle ridere. Esatto. L'unica speranza. Ci dicevano. Esatto. Perché lei non vedeva drive-in e quindi diceva, non sai che ti sei persa ieri. Certe volte sì, e certe volte lo vedeva, però le faceva piacere che io gli rifacessi i pezzi. Quindi funzionava. Rifacevi Ezio Greggio, quindi. Ezio Greggio no. Non, ci sta, non no. lo facevo quello di Ezio Greggio. Facevo Faletti, imitavo, come si chiama, Francesco Salvi, dico bene? Okay, Salvi. Pistarino, vabbè, insomma, alcuni comici dei drive-in. Greggio non faceva parte di questi, cioè non era un comico, non era nel non è mai storia, stato, non è mai stato un comico, però c'era lui, c'era delle cose terrificanti. Prima che andiamo avanti, però c'ho una certa arsura. Attenzione. Certo. Tu vorresti bere qualcosa? Io sono astemio, purtroppo, vedo questa brutta notizia, quindi... come molti comici, torna questa cosa dei comici astemi, vedi? Una volta erano quelli che si sfasciavano, no? Invece no, erano quelli maledetti, adesso sono tutti sani. E quindi io bevo Coca-Cola. Una Coca-Cola che salutiamo sponsor del podcast. E invece Stefano, tu vuoi una birra? Una bella birra bionda. Ah, guarda, vorrei con cui rinfrescarmi. Vorrei una birra anch'io. Speriamo che Frontoni possa seguire i nostri desideri. Perdonami, che scherzi. Ma se non dico Coca-Cola tre volte in puntata mi multano. Mi hanno regalato una Tesla. Sì, anche Tesla, devo dire. E quindi tu guardi drive-in e quindi già sapete i monologhi. Arriva un amico e ti dice quel locale c'è un comico. Che locale era? Perché anche questo mi interessa. C'erano dei locali che facevano comici dal vivo? C'erano dei locali che, siccome avevano gente senza far nulla, perché negli anni 90 succedeva sta cosa, tu non dovevi fare nulla, aprivi e arrivava la gente. C'era gente quando c'era il benessere. Esatto, c'era il benessere vero. E quindi lui voleva intrattenere il suo pubblico, no, per dare qualcosa in più, e aveva pensato di far esibire un comico. Devo aggiungere una cosa, che non sono andato solo con quelle cose lì, perché io, fissato da prima con la comicità, mi sono registrato una trasmissione che era una, sai, dalle 8 alle 8 e mezza, quella fascia lì, non so come si chiama, il preserale, non mi ricordo. Sì. Facevano una cosa che si chiama Videocomic. C'era una trasmissione che si chiamava Videocomic. Era una raccolta della Rai, sì, di tutti i comici che si erano esibiti in Rai. Quindi tutti i pezzi di
Aldo Fabrizi, tutti i pezzi di Pino Caruso. Io mi sono preso tutta quella roba in videocassetta, l'ho spostata in audiocassetta e me la ascoltavo la notte. Pazzesco. Sì. Io sapevo tutta quella roba a memoria, io avevo una scatola così con 20 cassette da 90 minuti e io sapevo quasi tutto a memoria. Perché ero malato per questa quindi cosa. Avevi uno straordinario repertorio non tuo. Esatto, e facevo le cover. Bellissimo. Senza imitare, facevo, ma mettevo il bigliettino sul tavolo, era un locale minuscolo, con tutti i nomi, cioè, non pagavo la SIAE, però no, scrivevo. Quello è giusto, tipo... un applauso a Giorgio intanto che ci ha portato grazie. Bevande. Quindi tu facevi un human jukebox, esatto. tipo dicevi, jukebox. Ah, volete Aldo Fabrizi, eccolo, lo sciatore, quello è Aldo Fabrizi, era lui. E quindi mettevo sul il tipo la scaletta della serata, sì. Ma tipo che li imitavi oppure li facevi tuoi? Imitavo pratica. Solo Benigni e Montesano, tutti gli altri facevo semplicemente i monologhi, anche perché la maggior parte dei monologhi che facevo il pubblico non li conosceva, appunto, tranne Montesano. Io venivo da qui così, non so se vi ricordate, e Benigni, alcuni pezzi del primissimo spettacolo. Tutto il resto erano totalmente sconosciuti al grande pubblico, cioè al poco pubblico che c'era in quel locale. Sì, sì. Beh, perché giustamente nell'epoca pre-internet, se non te l'hai rivisti quella volta in televisione, saluti. Esatto. Facevo un'altra cosa addirittura, per cercare di trovare ancora più materiale, andavo alla libreria del Burcardo. Grazie a quella trasmissione che alla fine elencava tutti gli autori dei pezzi, perché non sempre erano i comici stessi, sì. C'erano grandi autori dietro. Parliamo di Amurri e Verde, parliamo di cose antiche. Io andavo alla libreria del Burcardo e mi spizzavo tutta la roba che avevano scritto e mi facevo le fotocopie e me le portavo a casa. Quindi tu comunque già prima di cominciare una bella ossessione. Cioè, esatto. Perché comunque una grande un lavoro certosino dietro a una passione. Esatto. Ma è qui finché, e non hai mai pensato, finché un tuo amico ha detto guarda, vedi quel locale là? Cerca un comico per 50.000 lire a serata. A serata. Beh, un bel bottino. Comunque esatto, così, era, no? Appena 18 anni vivevo chiaramente ancora a casa con i miei, certo. Soldi per andare a mangiare. Beh, a soldi, e quante sere a settimana? Tutte le settimane. Una settimana. E quindi un bel rodaggio. Sì. E quindi tu inizi che fai repertorio di altri, esatto. E intanto in mezzo è stata la mia scuola quella. Okay. Ma questo è interessante perché cioè, è tipo la storia di Steve Martin. Cioè, sì. Le stesse cose. Cioè, andava nei locali così e lui faceva anche pezzi di anche cose di magia faceva. Però che aveva visto fare da altri, finché qualcuno gli ha detto guarda non puoi fare queste cose, e lui però non c'aveva questa concezione del fatto che non potevi fare cose non tue, perché era come, cioè le battute lui le aveva come i trucchi, quindi cioè, le faccio e quindi le posso fare, e invece tu li facevi. Ci sarebbe il diritto d'autore, diciamo. Sì. Infatti non ti hanno mai detto niente a te da questo. No, perché io facevo i grandi artisti. Cioè, troppo grazie, esatto. Ormai erano super famosi, che gli fregava se uno sconosciuto di 18 anni in un locale di 50 persone, esatto, cioè, dici proprio, certo, non sta esattamente, no, esatto. Forse adesso ti romperebbero più le scatole, secondo me adesso c'è un po' più di puntigliosità, meticolosità, può essere forse è sbagliata, vabbè, questa però è una questione mia. Devo andare in SIAE domani mattina e piove, questo è il mio problema col diritto d'autore, che devo andare fino all'Euro e piove. E quindi tu, ok, cominci a fare questa cosa, stai là, fai il repertorio e dici ammazza questa... Bravissimo, posso risapere che hai lavorato per tanti anni nel business. E quindi cominci a fare questa cosa. E poi, cioè, come questo ti apre delle porte, non solo televisive, voglio sapere prima ancora live, perché è lunga, mi interessa ancora, proprio, no, è lunga, certo, proprio la scena live di Cabaret Romano, quella mi interessa molto. Allora, ti dico, la mia è parallelamente quello che accadeva a Roma. La mia è che, grazie a quella robetta che avevo imparato, faccio casualmente un, chiamiamolo provino, un colloquio, forse più giusto, per un villaggio di animazione. Io non avevo mai visto un villaggio in vita mia, i miei genitori sono calabresi, io andavo a casa in Calabria in vacanza, quindi non sapevo l'esistenza del villaggio con gli animatori, quindi per me, ma dove andiamo adesso? Okay. Faccio sto colloquio, mi prendono chiaramente perché pochi sapevano fare dei monologhi comici nel mondo dell'animazione, quindi mi prendono subito, parto per la Val d'Aosta. Ah, quindi tu abituato all'estate calabrese, ti ritrovi tra i monti. La stagione invernale, la prima. La prima mia stagione è stata invernale. Quindi ti sei fatto l'inverno Val d'Aostano. Esatto, a Pila 2000. Che salutiamo, il comune. Beh, comunque al chiuso è meglio, cioè partire al chiuso, cioè, già con l'aperto c'è un casino, invece stai dentro, la gente ti ascolta, insomma, più o meno. 4 mesi meravigliosi, perché primo non si faceva niente, non si lavorava.
il capo animatore era alcolizzato. Ah. Andava a letto con una bottiglia di vino così, si ubriacava e si svegliava a mezzogiorno. Io facevo l'accompagnatore per i non sciatori, perché chiaramente non avevo mai sciato in vita mia, sì. Io la neve non l'avevo mai vista, e nessuno lo diceva che c'era questa cosa. Che c'era l'accompagnatore. Esatto, quindi io scendevo in pigiama con la salopette sopra, aspettavo 2 minuti per far dovere, perché io sono andato, nessuno è venuto, e tornavo a dormire, e dormivo fino a mezzogiorno. Stupendo. Pranzavo, e il pomeriggio andavo in giro, perché non c'era un'attività, la stagione invernale è fantastica, per qualcuno volesse fare l'animatore, adesso non lo so se è cambiato, non si fa niente, se non sci, non fai niente tutto il giorno, finché la sera poi c'era la serata, e 5 giorni su 7 era discoteca. E quindi tu niente, cioè... un lavoro, io ho detto questo, lavoro dalla vita mia, io non farò, farò questo per tutta la vita. Non facevi neanche il vocalist in discoteca. No, ballavo perché c'era il DJ, e 2 volte a settimana cabaret. E quindi mi allenavo con queste cosette, con gli sketch d'animazione che sono tremendi, però è allenamento a stare sul palco. Bellissimo. Così, 2 stagioni invernali, ho iniziato anche quelle estive con la stessa agenzia, invece l'estate si lavorava. L'estate si lavora dalla mattina alla sera, mi sa. Tantissimo. E dove erano i villaggi? L'unico villaggio che aveva questa piccola agenzia era in un paesino che si chiama Scario, nel Cilento, credo sia, o già, vabbè, comunque vicino Sapri. Bellissimo posto, un hotel, lì pure... tantissimo lavoro. E lì tutte le sere mi sa che ti toccava. Lì tutte le sere, lì si lavorava veramente dalla mattina. Infatti la prima stagione invernale ho detto ho trovato il lavoro dalla vita mia, la seconda ho detto oddio non voglio più fare. Invece l'ho fatto per 10 anni. Ah vedi. Però solo l'estate, perché a Roma iniziava a muoversi il cabaret, iniziava proprio a nascere. Sì. I locali vedevano che questa cosa funzionava, quindi cercavano i comici, quindi è aumentata la, come si dice, la domanda, e quindi è arrivata anche l'offerta. Sì. E quindi sono aumentati i comici. E quindi ho iniziato a girare per i locali ancora con un repertorio non mio. Sì. Ma quindi c'è stato un boom anche in quegli anni, però dovuto a cosa? Cioè perché... prima non c'erano comici, cioè da drive-in, allora, è stato, cioè cosa è stato? No, di che anni parliamo intanto? 90. 92, 90, 93, 90, esatto. 92, okay. Allora, io non ricordo bene se il boom è arrivato prima nei locali e poi è nata una trasmissione che si chiama Seven Show, certo, che è stato il boom del cabaret a Roma e forse anche in Italia, perché era la prova generale di Zelig. Sì. Se sì, show ancora, forse le repliche ancora le mandano, sì, se sì, sui canali, sì. Giusti, esatto, faceva ridere. Esatto, sì, 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 c'era Forrest, c'erano Cacioppo, forse c'era. Sì, sì, c'era. Si chiamavano Chiamata Urbana Urgente, erano invece Figaro e Picone. Ah, Figaro, sì, no, c'era un po'. Sì, sì. Allora, Leonardo Manera pure, c'era un sacco di gente, esatto, che poi è diventata, cioè esplosa poi. Esatto. Sì, sì. E quindi inizia a esplodere questa cosa e contemporaneamente, cioè Seven Show, vabbè, arriviamo dopo a Seven Show, inizia a esplodere questa roba, esatto, di locali dal vivo che cercano comici. Esatto, quindi iniziano, perché tanta gente ci va, quindi c'è un passaparola proprio a Roma e credo anche nelle altre città, io allora ancora non giravo le altre città d'Italia, quindi c'è questo boom del cabaret dal vivo, la trasmissione lo fa aumentare ancora e in quel momento a Roma c'erano, che ne so, 20 comici a quel punto. Erano nati 20-30 comici, tra cui io, sì, che iniziavo a scrivere le mie cose. E all'inizio io ho iniziato a fare solo monologhi. Però, ecco, per esempio, la differenza tra i monologhi che si facevano prima e la stand-up di adesso è che comunque non entravano così nel personale, non erano veri, erano sempre, tra virgolette, un po' una macchietta, sì, un po' un'esagerazione esasperata. Quindi il tipo di comicità che si faceva era quella. Battute belle certe volte, battute anche molto belle, sì, anche sì, ben costruite, però in una struttura più... Comunque dovevi essere più un personaggio, esatto, esatto, o comunque più finta, sì, diciamo. Più una storiella inventata, quasi una scusa per raccontare battute, diciamo. E c'era anche più, rispetto ad adesso, interazione col pubblico. Cioè il cabaret era ancora molto... Ah signore, che te sei messo? Te sei vestito al buio? Sì, tantissimi facevano sta cosa. Io che sono timido non la facevo. Non la facevi. Prima perché non ero capace e poi perché non mi piaceva né riceverla né farla. Perché un paio di racconti che ho sentito sul cabaret romano in quegli anni dice, cioè, che altro Will Smith che dà una pizza, sì, perché hanno detto tu moglie quella pelata. All'epoca alla moglie di uno gli dicevi proprio, mi sa. Teo Mammucari era
tra virgolette, il peggiore o il migliore, a seconda di come uno lo vuole vedere, sì, di questo tipo di intrattenimento. Aveva un locale a un certo punto che si chiamava Il Gildo, perché così per prendere in giro Gilda, che era una grande discoteca famosa a Roma in quegli anni, Il Gildo era un buchetto e c'era Teo che presentava, ma diceva qualunque cosa. Cose irripetibili, giuro. Irripetibili. Sì, sì, non le ripeteremo. No, però no. Appunto, adesso prendi uno schiaffo mentre presenti gli Oscar. Se fa un riferimento a un film con una protagonista pelata, all'epoca, ecco, pelata era un complimento. Pelata vuol dire che bel tu cranio, pelato signora. Lo puoi dire pelato. Io pelato lo posso dire. Posso dire pure alopecia, che l'hanno diagnosticata un sacco di anni fa. Alopecia androgenetica, soft, però quando perdi i capelli ti dicono guarda, c'è l'alopecia, e tu dici vabbè. Sì. Saluti. E quindi a quel punto che ti hanno detto, cioè che tu hai capito che dovevi fare cose, cioè dovevi scrivere cose tue, oppure cioè come funziona? Qual è il passaggio, com'è stato? Per fortuna era una cosa che è nata da me, cioè proprio un desiderio forte che c'avevo io. All'inizio non avevo il coraggio, non avevo la capacità, poi grazie allo studio di tutti quei comici che mi ero imparato a memoria ho iniziato a scrivere le prime cose, funzionavano, perché comunque, insomma, che ne so, i tempi li avevo assimilati, sì, quindi funzionavano, ero molto contento. Il mio primo spettacolo era tutto monologhi. Poi Alessandro Di Carlo. Certo. Altra persona con l'alopecia. Alessandro Di Carlo, altra persona con l'alopecia, tra l'altro condividiamo un monologo su YouTube con la maglia della nazionale italiana addosso. Entrambi, cioè, se vedi la preview, sono io e Alessandro Di Carlo, poi vedi i contenuti, eppure comunque stiamo là. Vedetevi, le rete naturali. Sì, sono, guarda, veramente, sì, ho preso il testimone alle mani di Carlo. Ah, forse ho fatto un salto. Allora, serate nei locali, inizio, sì, a scrivere uno spettacolo, lo scrivo tutto. Sì. Quindi inizio a fare le serate in tutti i locali, inizio, sì, a mischiarmi con gli altri comici. Sempre di Roma parliamo. Solo a Roma. Conosco un'agenzia, e questo, è successo questo prima di Zelig, conosco un'agenzia che mi fa girare tutta l'Italia. Vedi, quindi anche in Italia si era creata questa cosa, esatto, del cabaret. Napoli, Milano, Torino, io stavo settimane intere fuori. Perché locali dappertutto, sempre pieni, tu totalmente sconosciuto, era difficilissimo, eh? Era difficilissimo. Perché tu arrivavi comunque sia che parlavi romano e comunque, sì, col tuo cabaret allenato a Roma, arrivi a Cuneo e fai, esatto, oh, quelli fanno, scusa, ma chi sei? Come pare? No, non così, però Napoli difficilissimo. Napoli perché c'ha pure tutta la sua tradizione, esatto, figurati, immagino, Napoli ogni tanto è difficile pure. Strana questa cosa però, perché noi dobbiamo fare, cioè abbiamo dovuto creare comunque il sistema, diciamo, di serate. Già c'era. Lì già c'era, però cioè, noi l'abbiamo creato e quindi ora la gente viene per vederci. Invece là c'era, però non venivano per vedere te. Esatto, li dovevi conquistare. E quindi era difficile, stranissimo. Difficilissimo. Ristoranti non sapevano neanche che ci fosse lo spettacolo, quindi tu proprio, ci sto io. Vabbè, questo capita pure. Però quello ogni tanto ci capita pure. E là devi parlare col pubblico, perché sennò... Sì. Io non l'ho mai fatto. Ah, tu proprio... Sì. Tu andavi dritto. Performer. Cioè, sì, parlavo, ma non chiedevo la loro partecipazione veramente. Iniziamo sempre con una battuta, non so se dirla. Beh, sarebbe privilegio e un piacere. Dicevo sempre questo. Allora, io non vi coinvolgo, sì, perché tutti poi avevano anche paura di essere coinvolti. Però chiedo la vostra partecipazione. C'è una grande differenza tra il partecipare e l'essere coinvolto. È la stessa differenza che c'è in un tramezzino uova e prosciutto. In un tramezzino uova e prosciutto, la gallina partecipa, il maiale è coinvolto. È una bella differenza. Bella, quindi, okay, bella battuta. La risata, una bella battuta. E allora capivano che ci potevo parlare e loro non venivano messi in mezzo perché appunto i comici erano cattivissimi, sì, quindi, sì, la prima fila lo sapeva, esatto, qualcuno paura, qualcuno aggressivo invece per non, quindi era difficilissimo. Allora, faccio questo periodo 2-3 anni così. Ma e nel resto d'Italia pure stava fiorendo il cabaret? Perché, tutte le città, cioè contemporaneamente, spontaneamente, o perché Seven Show? Ma io credo il Seven Show girava in tutta Italia, okay, però c'era proprio un fenomeno nelle città. Che è successa proprio questa che cosa. Sorgeva, infatti, spontaneamente, esatto, quella roba. È un po' come è successo poi, tanti anni dopo. Tipo il karaoke. Il karaoke non è che l'hanno pubblicizzato. A un certo punto, dovunque si faceva karaoke. A un certo punto. Esatto. È successa sta cosa col cabaret. È interessante come il sushi. Questa cosa. Prima, esatto, non c'era, esatto, e poi, esatto, a un certo punto. Quindi, serate. A un certo punto, becco Di Carlo in un locale dove, sì, lavoravamo tutti e due. Lui viene casualmente a vedere una serata, o io lo so, non ricordo, e mi fa: a Milano stanno facendo una cosa figa, ci devi andare. Io avevo un monologo mio, quando Alessandro mi ha detto questa cosa, sì, perché per un periodo ho fatto anche duo con una mia fidanzata, quindi ancora non avevo scritto abbastanza. Quando Alessandro mi ha detto questa cosa, dico ok, ancora non sono pronto, gli dico il prossimo anno ci vado, il prossimo anno c'avevo tutto il mio spettacolo, quindi è successa questa cosa
faccio fatica a ricordare bene gli anni, vabbè, a mettere in ordine bene le però cose. Comunque però... siamo ancora all'inizio degli anni, esatto, 90, perché esatto, siamo sì, inizio Zelig. Vado a fare il provino e facciamo il provino in 6. Allo al locale Zelig via Le Monza. Esatto. Sì. Cioè adesso sono 200 persone. Sì, adesso... In ogni città. Lì l'hanno fatto solo a Milano, eravamo 6, di quei 2 non professionisti, e l'altro 4 ho portato io. E ho detto, raga, andiamo a Milano, facciamo sta cosa. E avevano preso tutti, cioè tutti i comici che mi hanno accompagnato per andare a Milano, in realtà erano andati tutti bene. Io ho fatto la trasmissione solo perché ho richiamato. A te, sì. Gli è piaciuta molto una battuta, sì, a Gino e Michele, che stavano lì a vedere il provino, che i miei genitori litigavano così tanto che io fino all'età di 10 anni ero convinto di chiamarmi tuo figlio. Gli è piaciuta molto questa, me l'hanno pubblicata sul libro delle formiche, sì, e mi hanno fatto fare la prima puntata a Zelig. Però questo era, credo, già il 2000, quindi tutti quegli anni delle serate in giro sono durati un po', okay, okay, 5-6 okay, anni, ecco, perché adesso ricostruisco, 99-2000. Credo. Ok, 99-2000. Quindi tu approdi a Zelig nel 99-2000. Esatto, esatto. Zelig a quel punto è già... No, è già famoso, ma in realtà è terza serata su Italia 1. Terza serata su Italia 1. La prima puntata che ho fatto io veniva presentata da La Ventura e Massimo Boldi. Salutiamo entrambi gli amici del podcast. Non se la ricorda nessuno. No, ma quindi aspetta, tu però hai già fatto il 7 Show in tutto no, questo? No, io il 7 Show non l'avevo fatto. Ah, ok. Perché avevo aperto un locale. Per 2 anni ho aperto un locale, allora, ho saltato dei passaggi. Parliamo di questa. No, allora, adesso arriviamo allo Zelig. Abbiamo fatto il teaser di Zelig che poi mi interessa. Sì, sì. Hai aperto un locale a Roma. A Roma. Pessima idea, proprio a prescindere. Infatti, esatto. Possiamo chiedere adesso agli amici Frontoni. Esatto. Non facile, stai là che combatti con mamma le bombe. Mia, che locale avevi aperto? Dove? Perché? Com'è allora, andata? Con la mia fidanzata. Sì, che quella del duetto, il duo comico. Esatto, quel periodo là. Apro un locale che si chiama Il Gatto Nero. No? Per... Ottima idea. È portato bene, insomma. Zona San Paolo, Viale Costantino, mi sembra, Via Costantino, Viale Costantino, non mi ricordo, vicino metro San Paolo. Sì. E a quel tempo aprire un locale in realtà era facilissimo, bastava fare un'associazione culturale e basta. Ah, e apri, quelli... senza permessi. Senza quegli via. Anni. Esatto. Io faccio così, faccio tutto io perché sono bravo. Di che anno stiamo parlando? 93, 94, 95. 95. Quegli anni. Vabbè. Quindi quelli erano proprio gli anni invece in cui esplodeva Seven Show, quindi io mi sono perso tutto quel mondo perché stavo lì dentro. Ma il locale ci facevi anche spettacoli? Assolutamente cose, sì, no? Ho invitato altri amici comici che insomma alcuni hanno smesso, alcuni però solamente 2 anni per fortuna, cioè 2 stagioni, perché d'estate comunque io partivo sempre a fare l'animatore, sì, ancora non c'era il giro di serate estive quando io facevo quelle cose, sì. Chiudo il locale e vado a Zelig. Perché abbiamo parlato del locale? Perché te hai detto, poi siamo arrivati al 2000, hai detto in mezzo ho aperto un locale, mi interessava questa cosa. Che una fatica, fai panini, una cosa terrificante. No, sì, sì, ho un po' di amici che adesso stanno aprendo locali e li vedo che... Un altro lavoro. Dovete fare Zelig, gli dico. Dovete fare Zelig 25 anni fa, perché non avete fatto? Ok, cioè, quindi questi 10 anni hai fatto gavetta facendo sera animazione. Estate, inverno, sempre su serate, ok. Esatto. Però, diciamo, in questi anni non è che c'era, cioè non è che c'era un programma. Che è successo? No, guardavo. Ok. Un programma, spero di arrivare, cioè, come punto per diventare Zelig, cioè punto ad arrivare lì. Cioè, non c'era un qualcosa. Io ho fatto il provino per Zelig e non l'avevo mai visto Zelig. Perché l'edizione precedente proprio non l'aveva visto, cioè era veramente una cosa di nicchia. E l'anno in cui sono andato io ancora non era famosissimo. Quindi, tranne il Seven Show. Che comunque era un punto d'arrivo. Che in qualche andava modo. Sulle reti regionali, però. Sì, cioè, su Europa 7, Italia 7 forse era ancora, mi sa prima. Non c'è, e poi era già finito. Perché appunto, come abbiamo detto, sì, era la prova generale di Zelig, che l'avevano prodotto loro. Poi un'agenzia di Roma aveva provato a continuare, ma è andata male. Mm-hmm. Quindi era finito il Seven Show e iniziava Zelig. E quindi sono andato a fare il provino, ma con una leggerezza e con un disinteresse da parte mia, perché non mi interessava niente, cioè io mi stavo divertendo. In realtà io non avevo ancora l'idea di fare il comico veramente per tutta la vita. Io mi stavo divertendo, guadagnavo qualche soldo, mi piaceva, conoscevo un sacco di gente, quindi vado a fare il provino, vediamo che succede. Il provino va bene, grazie a quella battuta e come va. Richiamo, ma mi fate fare qualcosa? Sì, vieni su a registrare una puntata. E ho fatto una puntata, l'anno dopo ne ho fatte 2.
E il terzo anno mi sono inventato il meccanico. Sì, Gaspare. Esatto. Ok. E in tutto questo Zelig resta in terza serata, no? Piano piano inizia a crescere. Credo va in seconda serata sempre su Italia 1. E qualche anno dopo passa a Canale 5, però proprio mentre io ci stavo dentro. E infatti, quindi c'è stato un momento in cui tu proprio hai percepito, prima sto a Fazelig, non mi conosce nessuno, mo sto a Fazelig, mi conosce tutto. Il fioraio di mia madre. È cambiato tutto. Professionalmente è cambiato tutto, in un attimo così. È cambiato tutto, mi fermavano, mi facevano fare un sacco di serate, il cachet era il triplo di prima. Quindi 150.000 lire, quindi. No, 1.500 euro, okay. Quando sono diventati euro. Beh, giusto, giusto. È stata questa cosa, grazie a Prodi. Salutiamo il prossimo ospite, certo. Io ho iniziato a fare il personaggio del meccanico, e dicevo, è un tormentone, non so chi qualcuno l'ha conosciuto, qualcuno l'ha visto. Sono 500.000 lire e durante Zelig ho fatto il cambio in euro. Esatto, il cambio. E il cachet ha fatto la stessa cosa, 1.000.000 euro. Quando ancora invece le lire valevano, quindi avete svoltato. Prodi diceva ragione se facevi Zelig. Esatto. L'euro valeva di più. Faceva cambiare la vita se facevi Zelig. Vabbè, quindi c'è stato un momento in cui Zelig diventa di culto, se lo vedono tutti, è prima serata su Canale 5, è straordinario, e quindi tutti ti conoscono, e quindi, cioè, comunque milioni di persone, esatto, perché esatto. Prima quando una cosa andava in prima serata su Canale 5 se lo vedevano 15 milioni di persone, esatto. E adesso se una cosa va benissimo in prima serata su Canale 5 se lo vedono 500.000 di persone, esatto. Più o meno, nel senso, magari 1.000.000, però... Mi ricordo una volta fu eclatante, detto numeri a caso, questo sì, lo dico sì, per gli amici della rete, non ho la minima idea di come funziona. Fu eclatante una volta Zelig che fece più della nazionale italiana. Ah. Mi ricordo sta cosa, è un ricordo incredibile. Però c'è da dire una cosa, purtroppo per me, cioè che io un po' la timidezza, un po' il fatto di non far parte della loro agenzia, che c'era un piccolo conflitto di interessi. Cioè Zelig aveva anche un'agenzia di comici, quindi chiaramente spingeva un po' i loro, ma giustamente l'avevano creata loro. Tu non ci sei entrato perché già ce n'avevi uno oppure non? Sì, ce n'avevo uno, ma io proprio, come ti ho detto prima, era una cosa per me, era un divertimento, okay. Ancora non c'avevo, io non ci ho capito niente in quegli anni, mi sono divertito tantissimo, ma dal punto di vista professionale non ho capito niente, non ho fatto nulla di quello che andava fatto. Ho fatto solo le serate in giro, ho preso la televisione quando veniva, invece avrei dovuto proprio Gabriele Cirilli, per dirne uno che è diventato molto conosciuto. Che dai, sta cosa. Lo salutiamo. Cioè, salutiamo. E si è trasferito a Milano. Vedi. Ha fatto parte della loro agenzia, cioè questo andava. Quello fatto. Andava a fare. Erano gli anni in cui bisognava sì. Un po', c'è sta gallina che fa le uova d'oro, esatto. Segui sta gallina e raccogli le uova. Dice. Quindi io sono rimasto sempre, ho fatto solamente una puntata nella trasmissione, quella proprio top, quella che si faceva al tendone, quella in prima serata su Canale 5. Sì. Purtroppo lì ne ho fatta solo una, ne ho fatte tante, un bel po'. In quello che continuava a fare in seconda serata, che poi hanno chiamato Zelig Off. Io ho iniziato quando non c'era la distinzione, e poi è iniziata questa distinzione, ma a me non mi spingevano tanto. Sì. E io non ero capace a muovermi in quell'ambiente. Doveva essere un po' più uno squalo. Esatto, esatto. Va bene, questo mi affascina tantissimo, che prima c'era proprio la cosa che tu la facevi, cioè facevi Zelig in prima serata e cambiava tutto. Tutto cambiato. È cambiato a me, che appunto ne ho fatto comunque in proporzione ad altri poco. Figuriamoci a quelli che... E cambiava tutto, e quindi vuol dire che l'estate a quel punto tu smetti di fare il villaggio, perché dico, non hai capito, io te porto Gaspare, esatto. Alla Prologo, vieni esatto. Di tirar fuori gli euro pesanti, esatto. Arriva Gaspare. Tutte le convention di automotive me ne sono fatte tutte certo. In Europa. Vedi, cioè, ho girato... In giro stupendo, fantastico. 500 esatto. E tutti poi la... un pubblico dei meccanici che fanno 500 esatto. Euro. È vero, bellissimo, è vero. Stupendo, fantastico, stupendo. Mi sa che è così anche per gli altri, tipo James Stunt che andava molto di più di me. Le convention degli agenti segreti dell'FBI, al sismi, capito. Stupendo, chi ci sta? Quello perché adesso questa cosa non esiste più, cioè esiste che puoi diventare virale su internet, esatto. Che però è molto più casuale, cioè non è che puoi dire vorrei fare quella cosa e svoltare. No, poi se succede pure dura una stagione, dura cioè... o anche un mese, cioè nel senso... Sì. E non è sai, faccio Zelig che cambia tutto, adesso è prova a fare un sacco di cose e poi una quando non te l'aspetti può essere che diventa virale e la cavalchi se va bene per un'estate. C'è anche un altro dettaglio, che tu mentre vai a Fazelli che cioè e diventi tipo famoso,
te pagano pure. Eh sì, adesso certo. Tu lavori un botto sui social, ti spendi, sì, investi tempo. Dice, là non solo ti aiutavano nella tua carriera, ma più ti pagavano anche cachet discreti, quindi era molto molto meglio. Diciamo. Senti, ma quindi col senno di poi avresti fatto, anzi faresti, usiamo l'italiano, sì, faresti qualcosa di diverso, cioè nel senso, tornando indietro. Beh, perché... avrei bussato molto più forte, ma ce l'avrei fatta nonostante la timidezza, sì, oppure avresti cambiato agenzia, perché quello saresti andato a Milano, cioè subito, tutte queste cose. Cioè, il primo anno vado a Milano, perché il primo anno mi avrebbero preso subito, sono sicuro. È che io proprio non avevo la mentalità, vabbè, ma poi, imprenditoriale, col senno di poi io adesso so che Zelig è quello che è, magari esatto, quel primo allora anno dicevamo stanno a fare sta cosa, esatto, però vedevi comunque magari colleghi, amici che facevano, non so tu con chi eri più amico di quelli che poi sono comici, che sono esplosi, però non ti dicevano guarda che sta cosa c'era, oppure c'era conflitto, non te lo dicevano perché dici me lo prendo tutto io, ma so. Ripeto, io sono un po' timido, cioè non voglio rompere mai le scatole, okay. Allora adesso magari sono un po' più disinibito, ma al tempo ero, stavo da parte mia, facevo il mio pezzetto, andavo, facevo il proprio, me ne andavo, ero fatto così. Purtroppo. No, ma perché poi dal personaggio invece non si deriverebbe. E non sembrerebbe, uno, esatto. Uno lo deriverebbe mai. Senti, invece, quindi, ok, a un certo punto arriva Zelig, boh, Zelig in prima serata, Canale 5, stavo, i primi anni 2000. Ma aspetta, una domanda, ma hai visto anche gente che attorno a te ha... preso, cioè questo successo gli arrivava troppo in fretta e quindi è esplosa anche in maniera brutta, cioè visto anche scene, certo, quindi certo, parliamo di allora impazzita senza motivo, diciamo. Perché parliamo di Milano, primi anni 2000, Mediaset, se uniamo questi tre puntini esce fuori il risultato che non dirò perché l'abbiamo pensato tutti, cioè soldi, vabbè, avete capito, sì, l'addizione, sì, sì, uguale, sì, cocaina, sì, cioè nel senso non serve dirlo, però quindi succedeva che le persone dicessero mazza, sono il re del mondo, e poi... E poi non c'era poi, nulla. E poi non lo erano più, vedi. E chi? No. No, questo no, questo no. Mi però, piacerebbe essere cattivo. No. Tintoria è anche il podcast di supporto a chi ha corso troppo veloce con le droghe. Ma sì, in fondo, figuriamo. Dai. Noi esprimiamo solidarietà principalmente, sì. Cirilli che arriva a trucco sfatto, esatto. da Cruz, no, salutiamo, scusa Cirilli, non volevo, che cosa fa, chi è Luciana, eh? Solo questo te devi ricordare, no, lui sembra una persona Cirilli, no, morigerata, secondo me. No, ma lui sì. No, sì, poi sì. Comunque lui si è messo là, lui ha detto io a Tatiana la sfondo. Io chi è Tatiana la trasformo in 50 case finché poi non mi esatto. Ha fatto bene, cioè pensa che non solo Cirilli ancora ce magna con chi è Tatiana, Rapone ancora ce magna, c'è un monologo, è un omaggio a Cirilli, quindi non solo Cirilli ma pure i comici, se vuole glielo faccio sentire, ancora galoppano su chi è Tatiana, sì. E, senti, quindi allora Zelig, momento più alto della storia della comicità in Italia, incredibile, e a quel punto cambia tutto nelle serate dal vivo, immagino, cioè, ah, sì. Perché tutti dicono io nella vita voglio fare Zelig, cioè tutte le serate di cabaret che ci stanno a Roma, che ci stanno in giro per l'Italia, sono tipo io faccio questo, ma io faccio Zelig così poi mi faccio il giro delle prologo del Lazio, esatto. E mi compro d'Italia. E questo, cioè, si percepisce nelle serate dal vivo? E cambia tutto, come entri ti applaudono. Prima come entravi, no, ma dico, una volta che i comici iniziano a fare cabaret per fare Zelig, cambia il loro senso, modo di fare comicità, certo, il modo. Certo, perché da una parte è stata economicamente è una cosa fantastica, sì. E anche a livello di insomma, far diffondere la comicità, però chiaramente c'è stato anche l'aspetto negativo, cioè quello di rendere la comicità un po' troppo banale, di far diventare famosi i comici che non avevano neanche uno spettacolo intero dal vivo. Ma infatti come facevano? Cioè andavano... avevano il comico di supporto. Ah, vedi. Cioè andavano in piazza, loro facevano il loro pezzetti, che ne so, tre pezzettini ce l'avevano, e in mezzo c'era un comico vero. Ah, pensa tu, poracci. Che prendeva un quinto del cachet suo, perché la gente in teoria stava per il comico famoso, che però non aveva uno spettacolo. Questo succedeva veramente molto spesso. E infatti mi chiedevo questo, cioè magari però tu è successo fai... dopo. All'inizio, okay. Comunque erano tutti sì. Professionisti,
Esatto. Sì, sì. E poi piano piano chiaramente la loro necessità di avere comici era troppa in confronto a, all'offerta, e quindi hanno iniziato a fare laboratori, far fare velocemente dei pezzi che funzionassero, sì, in televisione, tra l'altro, perché quindi non sempre il pezzo televisivo funziona dal vivo. Infatti ho visto anche scene terrificanti di questo tipo, cioè che andava lì e la gente non rideva. Certo, la persona più famosa d'Italia che magari va in una piazza, fa tre battute e il pubblico e dice no, non hai capito, qui siamo persone vere, non esatto, per le camere. Ma infatti, esatto, perché poi tu, esatto, se tu pensi a Zali che fanno dei pezzi brevi di magari tre minuti, e però non è che poi regge uno spettacolo intero con tutta quella, cioè, quello poi va, entrate a schiaffo, esatto, che funziona, cioè, per esatto, quello con, esatto, con Bisio come spalla o comunque chi è, cioè nel senso è molto diverso quando poi stai. Sì, poi c'è la spalla che magari è quello appunto del comune, che sì, esatto, cerca di far simpatico, capito? Tu, lì, Quindi alcuni erano molto bravi, alcuni erano totalmente improvvisati. Vedi. E quindi chiaramente è successo anche questo, che la gente è anche un po' iniziata a non fidarsi più. E, ma invece un'altra cosa, perché tu quindi cominci che appassionato di comicità, borderline ossessionato. Esatto. Studi tantissimo, fai monologhi non tuoi, poi inizi a scrivere monologhi tuoi. E li scrivi tu. Certo. Ok. Poi quando arrivi in televisione ti affiancano un autore, perché il mondo del cabaret si differenzia molto dal mondo, si differenzia molto dal mondo della stand up, perché noi non abbiamo autori, o qualcuno, però di base non abbiamo autori, e invece nel cabaret c'erano proprio gli autori. Arriva l'autore di Zelig che ti dice: io questo lo farei più così. Magari. No, ti dice tu fai così e cos'ha. No, non ti dicono proprio niente, non ti dicevano nulla. Ah, no? Allora, ai comici come me, sì, mi affidavano un autore, non sapevo neanche chi fosse l'autore che era affidato a me. Io avevo il pezzo pronto, non mi interessava nulla. E però l'autore comunque poi si beccava. Grazie, è mia. No, a Zelig me l'hanno data, devo dire la verità. A Zelig, raramente in TV ho preso la SIAE, e Zelig è una di queste, di questi casi rari, per fortuna. E gli autori lavoravano per Bisio e per i comici della loro agenzia, soprattutto. Sì. Chiaramente si concentravano, ma giustamente, cioè, è un'azienda, deve, certo, fare, viaggiare le cose. E purtroppo, non voglio essere cattivo, molti comici non avevano mai scritto la battuta in vita loro. Mm-hmm. No, ma Zelig, guarda, a Zelig ancora si salvavano. Io sono stato in altre situazioni dove, cioè, a me mi hanno afficcato un giornalista. Così, perché eravamo in Rai, è successa questa cosa. In, sì, Rai mi hanno affiancato. Guarda, posso dire, appena detto mi hanno affiancato un giornalista, ho detto sì, sì, sono loro. Una trasmissione in prima, salutiamo, serata, la Rai, per in prima serata di sabato sera, terrificante. E per fortuna io ancora lì facevo il meccanico, avevo i pezzi super pronti, quindi non mi interessava nulla. A un certo punto, notizia sull'Afghanistan, cioè così, a caso. Detta da Gasparetto. Sì. Sì, sì. Quindi no, la situazione degli autori televisivi è disastrosa, sono pochissimi quelli bravi, infatti devo dire che poi quei pochi bravi lavorano tantissimo. Infatti ora sono in via di estinzione, nel senso, sì, che appunto oramai c'è tutta una nuova wave di comici che si scrivono tutto da soli, e quindi finché non arriva a fare... Quindi diventano autori loro alla fine. E qui, esatto, c'era questa cosa. Ma già allora tutti i comici si scrivevano, io mi sono fatto aiutare da amici autori, ma erano anche loro dei comici, sì, a Roma, okay, e quindi gli chiedevo una mano, perché per fortuna dovevo fare tante puntate, allora avevo bisogno di più materiale, il personaggio era quello, lo conoscevano, era facile scrivere su Gasparetto il meccanico, e quindi mi sono fatto aiutare da alcuni autori, però tutti i comici si scrivono le cose da soli. Sì. Sì, sì, venivano aiutati per fare ancora meglio, diciamo, quelli appunto dell'agenzia, sì, quelli che dovevano spingere, perché magari ti serve un volume di battute, cioè, esatto, devi scriverne tantissime, esatto, e quindi, esatto, vieni affiancato, esatto, da qualcuno, certo, ci sta. E allora, quindi Zelig, bellissimo momento della comicità, la conoscono tutti, bellissimo, sì, hai fatto una puntata in prima serata, sei il re del mondo. Cosa succede, cioè, perché a un certo punto poi posso dire una cattiveria, certo, Zelig diventa colorato, questa la taglio, perché io l'ho fatto colorato, no, lo so, lo so, vai vai, fatelo, questa fatelo, la taglio, perché se poi mi chiamano a fare colorato ci vado. Esatto. Però non è Zelig, l'hai fatto alla fine. Zelig l'ho fatto, mi potete vedere su Amazon Prime Video, su Rai 5. Ah, vedi, 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 vabbè, lasciamo stare, bei soldi. E per sei inflazionato, ovviamente. Non sai, dai. Dai e dai, dover fare puntate su puntate, non c'hai più niente da fare, gli autori non ci stanno, non sono capaci, mi dispiace, sono veramente pochissimi quelli capaci, che non possono dar retta a tutti i comici che si esibiscono in una kermesse tipo Zelig, e piano piano la qualità peggiora sempre di più. Si abbassa, è quello, si appiattisce. Facile, facile. Ma succedeva un po' che proprio dicessero: ok, la stagione scorsa è andata bene,
fate come la stagione scorsa, cioè nel senso proviamo a copiare noi stessi e poi dopo un po' chiaramente... Ma guarda, io non ho mai partecipato a riunioni serie di Zelig, appunto per il motivo che dicevo prima, quindi non so cosa gli passasse per la testa in quegli anni. Secondo me avrebbero potuto fare molto meglio, perché comunque se andavano in giro a fare provini veri, perché è tutto un casino, fai il provino a Zelig... A Zelig c'è il pubblico affezionato ai comici che frequentano il laboratorio, succede anche a Roma. Io frequento un laboratorio da 17 anni, cioè, è ovvio che il pubblico di là qualsiasi cosa faccio ride. Mm-hmm. Succedeva la stessa cosa, tu vai a fare il provino con tutto il pubblico innamorato di alcuni comici, vai tu, non funziona, ma cioè, che cavolo, fai sto lavoro, lo dovresti capire, dovresti saperlo questo meccanismo. Quindi mi dispiace, ma su alcune cose secondo me hanno sbagliato, ma a loro non gliene poteva fregare di meno, perché intanto penso che guadagnavano a prescindere, sì. Quindi hanno tirato il carretto finché andava, hanno usato tutto quello che potevano usare, ma penso che insomma non stiano in difficoltà le persone che hanno fatto Zelig. No, però è incredibile che ancora in televisione si provi a tirare quello stesso carretto. Cioè, ogni tanto ti propongono di fare dei programmi e tu dici, ok, facciamo qualcosa di nuovo, sì, e poi te lo spiegano e tu dici, ma voi mi state parlando di Zelig? Sì. Ma è il 2022, cioè sì, non vogliamo provare a fare qualcosa di nuovo, nel senso, sono passati tanti anni, sono cambiati i comici. Il pubblico televisivo è abituato a questo. No, non il è pubblico televisivo è abituato a quello, ci sta più lasciando. Quindi, senso... Io credo che il mondo dello spettacolo sia il posto dove c'è più assenza di professionismo di qualsiasi altro campo. Incredibile, sì, soprattutto nella televisione, perché c'è proprio questo, ok, questa cosa ha funzionato una volta 30 anni fa, proviamo a replicarla uguale. Adesso non sto parlando delle repliche di Zelig che hanno fatto adesso, certo. Che salutiamo. C'ho tanti amici che hanno partecipato, però che ogni tanto dicono, oh, abbiamo studiato questo programma, e tu dici, però tu mi stai proponendo lo stesso programma di 30 anni fa. La stessa idea. E sì. Sono passati 30 anni, e la televisione però tende a copiarsi, fallendo di solito. Sì. Ma tu invece hai visto, avrai visto differenze tra quando appunto c'è avuto il momento di esplosione e poi quando è, questo te lo dico perché potrebbe riguardarci, senza che ci abbia avuto anche l'esplosione. Esatto. Comunque. Abbiamo solo l'implosione. Esatto, a breve, perché magari appunto sta andando abbastanza bene, arriverà un momento in cui dici, ma che succede? Cioè, perché sono tornato a 5 anni fa? Ottimista, cioè, come hai vissuto questo, se l'hai vissuto, se è stato questo? Allora, io... L'ho capito e non l'ho capito, e infatti poi, vabbè, poi vediamo se... Allora, io finito Zelig ho fatto un tentativo, visto che non mi facevano partecipare e non mi davano tanto spazio, sbagliando, sarei dovuto rimanere e insistere perché altri lo hanno fatto e alla fine ce l'hanno fatta. Io invece appunto ho fatto questa cosa in Rai, terrificante. E poi ho fatto Colorado, che invece è andato molto bene, devo dire. Colorado andava bene. In quegli anni ancora andava bene. Però Colorado andava bene, però già era una comicità po' più appiattita, se posso. Assolutamente, sì, più per bambini quasi. Sì, per tu, cioè esatto. 90 anni, 2 anni, esatto, tutti esatto. Quanti in mezzo. Quindi in quell'anno ho fatto questa esperienza, ho fatto qualche altra cosa su qualche altra televisione. E poi io in realtà, siccome lavoravo bene, dal vivo è la cosa più bella. Certo, sì. Dal vivo è... Facciamo tutto questo per gli spettacoli dal vivo. Esatto, quindi finché io ho continuato a fare gli spettacoli dal vivo, perché ce n'erano tanti, lavoravo bene, non mi sono reso conto della crisi che stava arrivando, e no, io la televisione non l'ho mai guardata, ma neanche quando la facevo io. Cioè io mi registravo per averli, ma poi neanche mi guardavo. Cioè è una cosa che non ho mai fatto, quindi non mi sono proprio reso conto di quello che stava succedendo. L'ho capito dopo quello che è successo. Ho fatto un'analisi a posteriori, che è molto facile, diciamo. Però da dentro non mi sono accorto di nulla. E quindi diciamo, però nei live era uguale più o meno a un certo punto nei in live poi. Andava benissimo. Uh-huh. Per me è andata sempre benissimo, fino a quando non c'è stata la crisi proprio economica. Ok. Quindi diciamo 2010. Esatto, esatto. Si arriva qua, i locali iniziano a chiudere. Lehman Brothers, sta roba qua. Lehman Brothers sulla comicità, una mazzata tremenda. Esatto. Una mazzata terrificante. Esatto. Quindi è stato quello il periodo in cui si sta lavorando di meno, e però tutti lavoravano di meno perché sì, appunto. Ma c'era... parliamo della differenza che io facevo 25 serate al mese d'estate a, scusate, dico cose brutte, però a 1.000-1.500 euro l'una,
a farne 15, che comunque va benissimo, cioè, quindi non mi preoccupa. Sì, c'è un calo, pazienza, cioè. Infatti. Dicevo, ma sì, non c'è problema. E poi a un certo punto io sono stato veramente troppo assente dalla TV, mm-hmm. e quindi chiaramente la mia notorietà è calata sempre di più, e la TV è peggiorata mostruosamente, sono arrivati i social e niente, è cambiato tutto. Sempre senza che io me ne accorgessi, perché stavo in giro per il mondo a spendermi tutti i soldi che ho guadagnato, questo ci tengo a dirlo, non mi sono messo niente da parte, sia chiaro. Vabbè, questa è la cosa più importante. Quindi, allora, grazie, sì, un applauso, grazie. Allo sperpero. Sono rimasti gli artisti che Coca-Cola, però i soldi si spendono tutti in Coca-Cola. Infatti hai viaggiato, che hai fatto? Viaggiato, ristoranti tutti i giorni, queste cose qua, stupide, senza niente. Vabbè, di che, però comunque sono stato molto bene. Dico solo, mi si è accesa una ventola? Può darsi? No, vabbè, lo dico, solo perché fa magari poi entra nell'audio, vabbè. La ventola è il computer di quello che sta ascoltando, diciamo questa cosa. Lo faccio solo presente, ma poi teniamo tutto in puntata, perché questa è Tintoria, il podcast delle ventole. Sta spenta, ok. Vabbè, vedi, bastava dirlo nel microfono. Non c'è ricambio d'aria, c'è il Covid, però comunque non lo sento. È la cosa più importante. Io sono negativo da 10 giorni, sto sentendo. Sì. Va bene, quindi vabbè, c'è questo momento di casa, perché poi la ventola mi ha distratto, c'avevo la domanda. No, lui che ha speso un sacco di soldi. Vabbè, è quello giustissimo, quello ci sta, perché comunque fai Zelig, ti dicono questo durerà per sempre, tu dici beh, immagino sia vero, se me l'hanno detto sarà vero. E, no, però Zelig arriva perché c'è sta tutta una scena di persone che si esibiscono dal vivo a Roma e nelle altre città d'Italia. Benissimo, certo. Però perché allora, quando noi abbiamo cominciato, non ci stava nessun locale più che faceva sta roba? Cioè, cos'è successo? Perché poi i locali hanno chiuso? Perché non c'era più il cabaret dal vivo, o comunque non c'era la tradizione di andare a vedere spettacoli comici dal vivo? Noi abbiamo avuto la sensazione, e penso abbastanza veritiera, di aver dovuto rifare tutto da capo. Cioè, assolutamente, apri il locale, porta gli amici tuoi, gli amici portano gli amici, apri un altro locale. Abbiamo rifatto tutto da capo. Cos'è successo? Perché prima c'erano, poi non c'erano più? Allora, quando è iniziata la stand-up in maniera seria, diciamo, sì, così, no? Perché dai primi che hanno iniziato, poi è iniziato ad esserci un movimento. Sì, diciamo, perché pure quando abbiamo iniziato già c'era la satiriasi, però satiriasi erano loro, cioè loro avevano fatto quella cosa che partiva, funzionava per loro, però non era per noi, era una cosa loro che avevano fatto loro, e c'era Ferrario che faceva le cose sue. Però non c'era una scena, non c'era un movimento, non c'erano i locali. Da lì è iniziato il movimento della stand-up, vogliamo dire questa cosa. Okay. Io ho avuto la stessa sensazione di fermento artistico, diciamo così, come quando iniziava il cabaret. Quando iniziava il cabaret era veramente fantastico, non c'era la TV che lo inflazionava, i locali erano pieni di gente curiosa che gli andava, i comici avevano voglia di sperimentare, di fare cose. È ovvio che la televisione ha rovinato, perché ha appiattito e ha banalizzato, perché l'inizio del cabaret è stato bellissimo. Ci facevamo i laboratori, ci davamo consigli a vicenda, scrivevamo, era proprio, ci confrontavamo, era come quello che secondo me che succede adesso con la stand-up. Quindi secondo me semplicemente è la curva del mercato che sale e scende. Quindi il cabaret a un certo punto ha rotto le scatole, quindi ha inflazionato il mercato della comicità. E anche se la stand-up è una comicità diversa, però sostanzialmente è comicità. Quindi tocca ricominciare da capo. Perché quella cosa lì è proprio finita. Sono arrivati come a Zelig in TV, sono arrivati dagli ascolti così alti agli ascolti bassi, così nei locali si sono abbassati i cachet sempre di più, la gente sempre di meno, perché si stufava dopo un po', ed è finito. L'hanno consumato. Quello sì, secondo me adesso siamo ancora in fase. È ricominciata e tu subito. Qual è stata la cosa? Avendo finito tutti i soldi, a me mi tocca ancora lavorare. Quindi, per rimanere presente, mi sono dovuto adattare al nuovo mercato, alla stand-up. Esatto. Quindi hai dovuto cominciare a scrivere monologhi personali, parlare di te, raccontare la tua vita. Esatto. E come va? Perché sai, un conto è scrivere, lo dico adesso, però un conto è scrivere per il cabaret, fare Gaspar il meccanico, e un conto è dire no, adesso devo portare me stesso, devo, però insomma, sì. Provo a portare me stesso, scrivo parlando di me e parlo del mio punto di vista. Come te la sei sentita? Allora, il mio spettacolo chiaramente non poteva essere solo Gaspare. No, certo. Quindi io facevo 2-3 personaggi e dei monologhi in mezzo che collegavano più o meno i personaggi con una scusa, senza quell'intimità, senza quella profondità che magari adesso c'ha la stand-up.
però ho sempre scritto, da 17 anni facevo il laboratorio, quindi a me che piace, che sono appunto un po' compulsivo sul fatto della scrittura e della comicità in genere, io sono rimasto a scrivere perché per fortuna mi piace, lo devo fare e quindi ho continuato a farlo sempre. E quasi naturalmente i monologhi erano già diventati un po' più interessanti, sì, sotto il punto di vista del racconto, diciamo, no? Perché poi, tra l'altro, qual è la difficoltà, credo, per un cabarettista che tenta di fare stand-up? È non avere la sicurezza della battuta ogni 30 secondi. E quindi raccontare qualcosa, avere la presenza in scena senza spaventarsi che in quel momento la gente non sta ridendo, perché questo è il terrore di tutti i comici, diciamo, dei cabarettisti. Ma ce l'ho pure io questo, comunque. Sì, se ti può consolare, ce l'ho anche io lo stesso terrore. Sì, no, sì. Devo dire, ce l'ho, però devi solo dilatare un po' i tempi, dice, esatto, no, mo arriva esatto, tra due esatto, minuti invece tra 20 esatto, secondi esatto, quello esatto. Azzelli che cronometravano quando c'era la prima risata e il primo applauso. Quello sì, abbastanza, è ansioso, per me abbastanza sì, assurdo. Esatto, esatto. Quindi la difficoltà è un po' questo, quindi questa dipendenza dalla battuta purché sia, e invece certe volte appunto risulta forzata. Il pubblico di adesso credo che sia più attento, più interessato appunto al contenuto, che è una cosa estremamente bella, e quindi in realtà noi, almeno alcuni come me, hanno sempre avuto il desiderio di farlo, ma non lo potevi fare perché il pubblico era tarato su quel tipo di comicità. Quindi adesso che invece per fortuna si può fare e c'è un pubblico che segue, io sono stato estremamente contento di avere questa possibilità. E quindi, però, cioè, se sai scrivere, non voglio dire che so scrivere, però no, insomma, se sei allenato a farlo, cioè, lo fai semplicemente. Credo che quello che conta a questo punto è avere qualcosa da raccontare. Sì, certo. Che purtroppo non a tutti capita, diciamo. No, certo. No, è vero. E a te capita? A me per fortuna succede. Infatti ne parlavamo poco fa, esatto, che noi l'abbiamo visto al Monk, se non sbaglio, quella la prima serata, che faceva un pezzo sulla gelosia, sì, perché tu hai questa cosa, hai questo, come si può dire, questo, sei poliamorista, si può dire questa... Allora, sta cosa del poliamore se ne parla, sì, l'avete sentito, coinvolgo qualcuno, avete sentito parlare del poliamore? Poliamore, se ne parla. Allora, io non l'ho capito bene, non l'ho studiato, c'è un libro addirittura, che una persona mi ha consigliato di leggere per capire il poliamore, si chiama La zoccola etica. È il titolo di un libro. Si può dire, esatto, può dire. Si può citare. Si può citare. Esatto, si può citare. Io non l'ho mai letto, però se ho capito bene è un gruppo di persone chiuso. Se ho capito bene, ripeto, perché me l'ha spiegato un poliamoroso. Okay. Okay. Quindi sono varie coppie che decidono di scambiarsi, okay, che non è lo scambismo quello dei locali, ma è appunto, però ci tengono molto al sentimento, quindi non è solo uno scambio sessuale, ma è proprio uno scambio amoroso. Sì. E invece quello che ho scelto io, cioè quello che mi è capitato, è l'amore libero. Ok. Quindi cercare di non essere geloso, che non è facile. Non è facile. Non è facile, però credo di esserci riuscito. E posso chiederti come funziona questa tua... Sì, esatto, cioè, perché tu non sei geloso, poi ti approcci a una donna e dici guarda io non sono geloso, lei dice neanche io, e poi di solito da qui le cose vanno male, da questa, questa doppia premessa poi le cose precipitano, e invece come fanno a non precipitare? Allora, quello che è successo a me, diciamo, io ho conosciuto una ragazza che fin dall'inizio non aveva intenzione di avere una relazione monogama. Sì. Siccome mi piaceva tantissimo, ho accettato qualsiasi cosa. Ma la cosa fantastica che è capitata all'inizio è che è stata lei la prima a farmi conoscere delle sue amiche. Sì, dicendo così stiamo pari livello, cioè... No, ma lei non era neanche tantissimo interessata al sesso. Sì. Quindi all'inizio era solo tutto a mio favore. Okay. Quindi è stato un inizio facilissimo. Sì. Toccava non è dovuto fare proprio dei sacrifici. Esatto. Quindi è iniziata per farti così, abituare, diciamo, all'idea. Non ho capito, per farti abituare, esatto, all'idea, diciamo. Esatto. Che tra l'altro questo è molto simile alla relazione che hanno Will Smith e la moglie, questo piccolo dettaglio di attualità. Adesso lui si alza, ci dà una pizza in faccia perché diciamo qualcosa di sbagliato. Comunque, diciamo dobbiamo... anche Will Smith, okay, e la moglie hanno questo tipo di relazione, nell'altro senso. Ma... Quindi poi chiaramente capita che io capisco che lei sta avendo una relazione con un altro uomo. Sì.
E come va il non essere geloso? È stata difficile. Bene, volevo interrompere la relazione, ma... Ricordiamo, figlio di calabresi, quindi esatto. Ancora più difficile. Esatto. Salutiamo gli amici della Calabria, gli amici della Calabria. Esatto. Quindi, però, siccome ci credevo in realtà, perché è passato qualche anno, in realtà io credevo in questa cosa, e anche a livello razionale, io ci credo tuttora, chiaramente, perché poi lo faccio ancora per 12 anni ormai, 13 anni, e quindi ho detto ok, no, voglio riuscire a superare la gelosia, quindi un po' di calma, un po' di distanza. La cosa secondo me fondamentale è non convivere, okay. Prima regola, sì. dell'amore libero, non convivere, okay. Anche perché poi rientri, trovi tuo amore, esatto. Dice, e dici vabbè, che ti aspettavi, vabbè, c'è ragione, scusa e te ne vai, e ti metti, giusto, là a guardare la televisione e senti rumori, cioè, esatto. Che alzi sempre di più, dopo il 100 non c'è niente, forse, capito? Le cuffie. In una casa sola non si può fare. Non si può fare. Quindi per fortuna noi non abbiamo mai convissuto. E quindi piano piano capisci, almeno credo, perché io ci credo veramente, cioè, non è utilitaristico quello che... io ci credo proprio. E se il desiderio sessuale c'è, sì, chi più chi meno ce l'ha, poi ti trattieni e non lo fai. Però se ti lasci andare... E poi però tu desideri veramente passare il tempo, la maggior parte del tempo con quella persona, quale dimostrazione migliore di amore? Che andare e tornare. Esatto. Vedi. Secondo me è proprio evidente, però non è che voglio convincere le persone, no. Questo è quello che sento io e che ho sperimentato e nel quale credo moltissimo. Quindi è un esercizio, perché allora razionalmente questa cosa che dici... Fila. Ha senso, me la dici, certo, perfetto, mi hai convinto. Poi a livello di pancia tu dici no, ha senso, poi ti ritrovi dove non si tocca e fai tipo ma io sto malissimo, sono gelosissimo e sto pure a letto con un'altra persona. Cioè è una serie di sensazioni che non sono facili poi da gestire razionalmente. In teoria poi ti passa. Ti passa. Dico in teoria perché a me è passata. A te ti passa. Però forse non passa a tutti. Ma ti passa per sempre oppure poi, cioè, è un esercizio che si rinnova, cioè ogni tanto di dire ma è passata, non ti torna mai un po' di gelosia che dici ah! E poi dici no vabbè, andiamo a fare una passeggiata. Io la ritengo, non ho credo. Ma non lo so adesso qual è. Io la ritengo insicurezza, quella sensazione. Sì, certo. Cioè tu hai paura di non essere amato. E quindi credi che la persona, semplicemente perché sta passando una notte, anche con dei sentimenti, con un'altra persona, e tu pensi che non ti ama più. Ma invece in realtà non c'entra niente. Sì. Pensiamoci un attimo, che cosa c'entra i sentimenti che lei prova per te con dei sentimenti... Noi abbiamo tanti amici, giusto? Uh-huh. Chi più chi meno. Tu provi dei sentimenti molto simili all'amore per un amico o per un'amica. Allora anche di quello dovresti essere geloso. Perché non c'ha nessuna influenza i sentimenti che provi nelle altre persone con quelli che provi verso un'altra persona. Perché dovrebbe annullare l'altro sentimento? Non c'entra nulla. Ma tipo se vanno in vacanza e non ti dicono niente, tu stai là una settimana e dici ma... No, basta organizzarsi. Ah, okay. Okay. Cioè, la comunicazione è importante, ah, okay, non convivi, però te ci metti d'accordo. Ah, okay, okay. Che fai stasettimana? Stasettimana parto. Perfetto, mi organizzo pure io. Ok. Ho capito. Hai sentito questo silenzio che si è creato su sta cosa? Sì, infatti anche... Sai perché? Perché ci stanno un sacco di coppie che stanno là a dire ah. Sì. Mo come io dico che penso che c'ha ragione. Vediamo, comincia a guardare l'occhio, vediamo se pensa che... Però quindi se uno te lo dice io vado in vacanza una settimana con questa persona, tu dici ok, io mi organizzo e vado, certo, pure io in vacanza. E dici con un'altra persona e poi stai e a poi stare a solo a Mario Kart. Merda! No, vabbè, immagino comunque che sia. Però dopo un po' che ti eserciti, e poi, cioè, funziona, 12 anni, no, io, 12 anni. Mi faccio, cioè, ti manca, no? Però stai in vacanza con un'altra, tu dici mi manchi, però lei sta lo lì. Scrive. Lo scrive. E lei ti risponde dopo un'ora e fa, scusa, ero impegnata. Sì, no. Può essere. Già, no, capisco. Già, pure tu. Però vabbè. No, cioè, nel senso, non ti ci devi mettere a pensare. Ok. Abbiamo detto un esercizio, altro, non è che ti stiamo... so, Che fai? Se visualizzi, no. Se visualizzi, no. Ciao, che fai? Dormi? Non devi. Non devi. Tra l'altro... questa ragazza di cui stiamo, cioè la mia compagna, non so che come salutiamo. Esatto. E
mi ha abituato fin dall'inizio. Cioè lei non ha mai risposto ai messaggi, no, non ha mai risposto al telefono, quindi, cioè io ero abituato che, e invece magari stava semplicemente a casa, ma semplicemente lontana dal, dal, quindi io sono abituato che lo so che non mi risponde, quindi non mi metto neanche lì a pensare, oddio mio, adesso proprio sono super tranquillo. Vedi, questo molto bello, molto ascetico anche. Sì, eh? Sì. Però comunque è sempre un rapporto con una persona anche in questo, cioè il rapporto sentimentale, siete voi due. Comunque non è che ci sono più persone. Cioè tu stai con lei, lei sta con te e poi e può capitare che intorno. Però nel sorgano. Tempo può capitare anche che ti innamori di qualcun altro. Ah, e lì? Segui i tuoi sentimenti, senza paura. E che comunichi alla no, non c'è parte. Bisogno di fargli la telecronaca. Di no, no, che... però dici guarda, ti dico che ultimamente c'ho proprio un po' una sbandata per... No, 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 non c'è bisogno. Cioè, se uno sceglie di dirsi tutto, può fare questa scelta, sì. Però mi sembra una scelta superflua, cioè basta dire, guarda, questi giorni non ci sono. Uno deve trovare il suo equilibrio, esatto, proprio esatto, interno a quell'equilibrio. Credo di sì. Vedi, questo è molto interessante. E questo sta nel tuo spettacolo, esatto, perché questo ovviamente. Gasparetto okay. Il meccanico non lo poteva dire. No. Era un po' complesso per i 5 minuti, di, esatto. I 3 minuti di Zelig, esatto. Allora, poliamore questo, invece... Sì, sarebbe era molto difficile. Era un po' difficile. Sì, sì. Vedi. E poi Gasparetto, cioè... per come era il personaggio Gasparetto era geloso, esatto, Gasparetto esatto, era un uomo esatto. Geloso, questo sì, è sicuro. Ma posso dire anche la cosa che mi hai detto sì. Del prima sì, del figlio posso dire questa? Ok, certo. Beh, la dico come allora, perché chiaramente ho scritto tutto lo spettacolo e racconto non solo questo sì. E racconto anche, però ormai l'abbiamo detto quindi è chiaro, non funziona più la cosa comica, non funziona più okay. Però un giorno mi fa: amore, sono incinta. Io faccio: amore, che bello. È di Jonathan. Io mi chiamo Sergio. È un'altra cosa. È successo che è rimasta incinta casualmente di un ragazzo e io le ho chiesto: che cosa pensi di fare? Ci sto pensando. Ci ha pensato molto, tipo 9 mesi. È nato un bambino. Però ecco, sempre con il punto fondamentale che non si convive, è una scelta sua che fa parte della sua vita. Io sono molto contento per lei, c'ha un figlio, no, io ho una figlia di 21 anni con una precedente relazione. Salutiamo. Fan di Tintoria, tra l'altro. Fan di Tintoria. E che vede Tintoria. E vai. Vede, non fan, vede ogni tanto. La vede, sopporta. Non ho capito. La vede. Ah, no, sì, non è fan, sì. La vede ogni tanto. No. Quindi io mi sentivo, diciamo... realizzato come padre, poi è una cosa esagerata, no, cioè, avevo già fatto questa esperienza e così l'ha fatta anche lei e adesso chiaramente è molto impegnata, quindi la vedo anche meno. Però tu non sei una figura paterna per questo? No, okay. Ho scelto di no, le ho detto guarda, io sono molto contento, però non intendo essere okay. La figura paterna, quindi non voglio responsabilità in questo momento. Vabbè, ci sta, vedi, incredibile. Adesso sto per usare una parola, però è una cosa molto matura, mi sembra. O molto folle. O molto folle. Chi lo sa. No, per me è molto interessante questa cosa. E potete vederla nello spettacolo. No, ma, allora, c'è una domanda classica che facciamo sempre in questo podcast. Prima parlavamo di insomma, Mediaset, il successo, sì. Milano. Tintoria è il podcast della legalizzazione delle droghe leggere. Ah. E io prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione delle droghe leggere, però questa domanda mi dava poca soddisfazione, perché poi davano tutti la stessa risposta essenzialmente. Quindi la domanda che ho iniziato a fare, poi ho smesso di fare, ma adesso ricomincio a fare, è che rapporto hai o hai avuto, se l'hai avuto, con la marijuana? Essendo tu un comico, se hai mai notato un rapporto tra l'uso della marijuana e la creatività? E poi la vorrei allargare a: girava tanta marijuana a Zelig o comunque sia nel mondo comico? Cioè la marijuana nella comicità, nel cabaret c'era? Nel mondo comico tantissima, sì. Cioè, faccio fatica a ricordarmi comici che non fumano marijuana. Vedi? Sono pochissimi. Questo è cambiato un po' invece. Un sacco di comici non fumano. Io non fumo, ho provato chiaramente, sia ad Amsterdam sia a Roma. Ormai si può dire, salutiamo gli amici e colleghi della Guardia di Finanza, ma si può dire abbiamo provato abbiamo a Roma. Provato, sì. E, devo dire che ad Amsterdam
mi sono divertito tantissimo, sì. Ho riso per 3 ore. Non l'avevo mai avuto questo effetto, e infatti guardavo sempre quelli che si facevano ste canne e dicevano non capisco, poi io non so fumare, quindi faccio fatica. Invece lì, insomma, ho mangiato lo space cake, quindi mi so dire. E, però ti dico la verità, non vedo nessun rapporto con la creatività. Non, anche perché tutto quello che scrivi con la marijuana poi non fa ride quando sei senza marijuana. Quasi tutto, questo, quasi tutto, quasi tutto. Il 95%. Vabbè, questo è quello che mi dicono gli amici, no? Cioè, se fumano un po' di marijuana, poi scrivono, si ammazzano dalle risate. Il giorno dopo, ma che è sta roba? Sì, sì, più che altro il giorno dopo non capisci quello che è scritto. Esatto, certe volte non capisci. Scritto sotto solo mille piedi legionario. Ma vediamo dove ci portano questi indizi. Quindi, per la mia personale esperienza, in prima persona non fumo, quindi zero. E anche gli amici non vedo che sono molto... Non è legata, secondo me. Cioè, sono bravi a prescindere, sì, o sì, non sì. Sono bravi o a prescindere. Non sono bravi a prescindere. E a Zelig girava? Mai visto nessuno fumare a Zelig. Ah, vedi, perché invece ero curioso di sapere se qualcuno, appunto, prima serata ti vedono 15 milioni di persone, se qualcuno si faceva le canne prima di sì. Registrare. No, poi, guarda, quello che ho fatto io, come ti dicevo, era solo nel locale a Viale Monza. Sì. Sono stato solo una volta al tendone. E neanche mi ricordo. A Viale Monza c'era un unico camerino. Ah sì, certo, quello esatto, che sta al lato palco. E quindi non c'era proprio la possibilità, sì. Quindi al limite dovevi uscire, ma io stavo lì, non mi accorgevo. Sicuramente c'erano personaggi che si capiva che fumavano marijuana, c'era quello che parlava della ganja. Ah sì, sì, quindi sì, è evidente. Nome, però anche Marco, vabbè, non è carino dire quelli no, sulla che, la ganja quelli che secondo dire. Me, quelli la, che secondo la, me, la, secondo me anche Marco Della Noce, secondo me un po' di carne. Sì, salutiamo Marco Della Noce. Tanto collega di Gaspari, collega meccanico, comunque, esatto. Meccanico, esatto. Sì, sì, sì. No, però, insomma, la vabbè. Ganja si può dire. Senti, ma il tendone di Zelig dov'era? Cioè, dove... Non mi ricordo. Non ti ricordi, vabbè, proprio una volta sei andato. Una volta, no. Tra l'altro mi hanno fatto registrare senza la sicurezza che poi sarei andato in onda. Ah, questo è un grande classico della televisione. Però per fortuna poi mi hanno mandato, io me lo sono sparato su YouTube, chiaramente. Eh beh, certo. Ma infatti l'ho rivisto adesso, prima della puntata sì. L'ho rivisto e ti ho visto al tendone che sei uscito da sotto la macchina. Esatto, era esatto. Là. Vabbè, vedi, e che comunque, questo te quando è che esci da sotto la macchina per fare stand-up? Mai. Mai. Non succede mai. Dalla macchina... Solo se fallisco con questa carriera comincio a buttarmi per riscuotere i soldi dell'assicurazione. Questo è il mio piano. Ricordiamo che Stefano non guida, quindi anche per incassare i soldi di un'assicurazione di una macchina sarebbe molto, sì, molto difficile. Sì, sì. Dunque, il passeggero è quello che prende sempre i soldi dell'assicurazione. Vedi? Ah sì, questo, e allora vedi, questo vedi, che fa bere quello che guida. E quello già fa da solo. Quindi. No, questo non è... Non è più vero. Poche volte mai accompagnato a casa in condizione, ma questo non dobbiamo dire. No, vabbè, però quando fumavo. No, pure dopo. No, vabbè. Diciamo. Vabbè, non è quando importante. Hanno fermato, a me 2 volte mi hanno fermato tutte e 2 con te. Sotto casa mia. La infatti. Multa sotto casa tua e poi quella volta a Termini. Termini quando era? Me lo ricordo io. Che, non mi ricordo. Che ci hanno fermato, che quella volta avevo fumato. Pure tanto, hanno detto, ah, passato poi... col rosso, io gli ho detto, era giallo. Sì, sì, mi ricordo. Mi ricordo la prontezza senza di riflesso, ci hanno lasciato andare quella volta. Ah, sì, sì, quella volta nell'altra sotto casa mia ti dicevano tipo che sti ragazzi si fanno le canne, io faccio io no però sto intendendo quindi che lui quella volta multato mi hanno tolto i punti sì. Su questa nota io no, andrei verso no, la chiusura ma, no ma c'è una cosa cioè, infatti... non sei andato a comprare delle cose prima oddio mi stavo dimenticando. Dove ce facciamo, qua? Facciamo questo momento allora. Cosa? No, facciamolo, però facciamo. Dobbiamo fare una premessa. Sì, fondamentale. Allora, Tintoria è un podcast contrario al gioco d'azzardo, anche quello legalizzato dallo Stato, soprattutto quello legalizzato dallo Stato. La ludopatia è una malattia vera, sensibile, non giocate d'azzardo, andatevi a mangiare una pizza. Ecco, questo è il messaggio. Io purtroppo ho amici ludopatici e stanno veramente male. Questo è veramente male. Io penso a un monologo su quanto io subisca la cosa che stai per fare tu. Oh, cavolo. Sì, quindi sì, sì. Per celebrare comunque questa lotta alla ludopatia abbiamo comprato hai comprato esatto, ho detto voglio comprare dei gratta e vinci e parlo in diretta. Così. Questa e l'impressione per Tintoria è stata compro dei gratta e vinci e li gratto in diretta. Ora cosa succede? Che se uno di questi so 100.000 euro noi facciamo spegni le telecamere
E a fine serata chi esce col gratta e vinci in mano sui soldi sui suoi. Sì. Diventa Squid Game istantaneamente. È tipo LOL ma con la violenza. Eh sì, diciamo. È LOL con dei soldi in palio. Cioè, se esatto. Tu adesso gratti un turista per sempre, poi devi arrivare fino a là. Devo attraversare. Da qua a là sì. Vieni okay. Assalito, lo sai, allora. Sì. Quindi ti consiglio di preparare una poker face e fare ho perso, poi li butti tutti tranne uno. Ho perso i soldi. Io vorrei fare questa cosa. Ti posso dare io la mischio. Moneta? No, li mischio e li grattiamo se vi va. Sì, 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 dai. Li grattiamo tutti e tre. Va bene. Poi no, vi però... do una percentuale. No, oh, esatto, questa è la cosa che va stabilita, perché io sono anche contrario a regalare gratte già messa a salire. A regalare gratte vinci, perché io ti dico, oh, ti ho regalato un gratte vinci, poi tu vinci mezzo milione, io non mi riprendo mai più. Mai più. Quanto è brutta sta cosa dei soldi. Questa è una cosa che fa Falcone. Falcone, Nicolò Falcone, salutiamo l'ho sentito oggi il Falco. Lui per i compleanni, per dire, il mio compleanno mi regala un gratte vinci, fa, se vinci smezziamo. Questa è la sua strategia, secondo me è giusta. E comunque è buono, giusto. Esatto, perché è più un investimento per se stessi. Sì. Ah, pesco e vai. Ah, un tutto per tutto, questa è carta straccia. Ah. Questo miliardario. Gioco nuoce alla salute, nuoce. Può causare dipendenza patologica. Allora forse grattiamo in ordine, perché chiavi. Così almeno un altro parla. Contemporaneamente. Contemporaneamente. Ce le ho, grazie mille. No, perché contemporaneamente poi... Parlo io. Allora, abbiamo un tutto per tutto, un 20 per, che proprio manco quei nomi si sprecano, e Stefano gratta un miliardario. Il miliardario proprio è come pranzare da nonna, cioè ci avvolge una coperta calda e è proprio... ci fa sentire a casa. Vediamo Stefano che gratta i numeri. Io faccio una cosa, parlo e gratto tutto senza guardare e poi guardo dopo. Perfetto. Così, velocissimo. Tu pure, ok? Ah, perché Stefano ha appoggiato il microfono. Sì, sono stato io. Ah, sei stato tu, va bene. Questa è una strategia zero ludopatica, grattare tutto e poi li controllo dopo, non voglio che il tabaccaio sappia che ho perso anche oggi. Questo ci sta. Uno l'ho fatto. E vai, non guardare niente. Fammi vedere questo incontro luce. Velocissimo, comunque io sto ancora a fare. Stefano ancora sta a leggere le istruzioni. Io credo di aver finito. Perfetto, allora okay. Vado, gratto. Mamma mia. Allora. Brutta sta cosa, non si deve fare. No, non si deve fare. Però che succede? Che quando ci pensi poi... O devi fare per forza. No, allora parliamo di questa cosa, perché il segreto è non farlo mai, proprio, sì. Proprio come Zelig, Milano, eccetera, eccetera. Non lo devi fare mai, perché se lo fai poi ci pensi, se non lo fai, poi è come mangiare la carne rossa, o il McDonald's, che se non ci mangi non ti va, o il sushi, vabbè, avete capito. Le cose che ti danno la rota, se lo fai poi due settimane dopo fai tipo, no, però dovrei rifarlo. Se non lo fai, due settimane dopo non ci pensi. Io adesso sai quant'è che non ne gratto uno. Ti tengo. Ecco. Ma quindi come funziona? Se trovi dei questi numeri hai vinto i soldi corrispondenti. Allora questo... Stefano non sa come funziona. Non sa come funziona, è grandioso, cioè, grandioso. Ma infatti io non... Allora, questo io non l'ho mai fatto tra l'altro. Però non ci gioco. 31 non ce l'ho. No, ma te fa tutto, gratta tutto. Gratta tutto, che te tutto e poi vediamo. Esatto, così. E i premi alla fine, così la tensione... Ah, questo è da ludopatico. Certo. Ok. Perfetto, vuoi controllare tu se hai... Allora, mo inizio. Però mi servono gli occhiali. Questo io è giusto, non ho vinto giusto. Niente. Se fai Zelig perdi, diventi miope. Miope? Non capisco niente di queste cose. No, ma secondo me questo è un messaggio importante, cioè non giocate. Non giocate perché non vincete niente. Non giocate perché non vincete. Vai. A meno che non giocate tantissimo, no, in quel caso potreste vincere. È importantissimo non aver vinto. Anche se un po' ci sto rimanendo male. No, io non ho vinto niente. No, va bene, ragazzi. C'è 32, scivo 31, tipo a tombola. Questo è normale. Questo... Il primo niente. Il primo dei due niente. Il primo dei due niente. Vediamo il secondo, Madonna Santa. Sono teso, sono sincero. È un sudoku. No, dai ragazzi, l'abbiamo sfangata. E quindi Tintoria ancora di ha più dimostrato diventa... ulteriormente. Sì. Non giocate non d'azzardo. Non ho vinto niente. Non giocate d'azzardo che tanto perdete sempre, pure quando si vince. Questo è il messaggio di peccato, questo. Peccato, perché mo volevo vincere, forse ne compro un altro adesso. È il messaggio che...
Mo tornando a casa andiamo al distributore automatico, che li vendono pure al distributore automatico, lo trovo una cosa anticostituzionale. Io li prendo perché non si sa mai, vi foste sbagliati. No, no, questo prende, sai che è un lavoro quello. Esatto, ci sono quelli che li raccolgono e se li controllano. Ma perché tipo ogni anno ci stanno tipo 500.000 di vincite non ritirate, gratte e vinci, tra tutte le cose, quindi ci stanno quelli che vabbè svuotano i secchi dei tabaccai, è un mestiere come un altro. C'è chi fa il comico. Esatto. Whatever works. E forse sul messaggio di dire no all'ludopatia io chiuderei la puntata, sì. Quindi vi chiedo un altro applauso per favore. Grazie a Sergio Viglianese, grazie ancora dell'invito. Grazie a te di essere venuto. L'applauso è anche per Stefano Rapone, per Frontoni che ringraziamo, e per voi che siete venuti anche oggi. Questa puntata esce martedì, noi registriamo mercoledì prossimo. Grazie, ciao, ci vediamo, ciao.